Ciao Gianluca, potresti raccontarti brevemente la tua storia per quanti ancora non ti conoscono? Va bene. Io inizialmente sono stato conosciuto per un fatto di cronaca molto singolare, in quanto da bambino, all'età di 10 anni, nel 92, dopo essere caduto in coma irreversibile in seguito ad una gravissima emorragia cerebrale e dopo essere rimasto per un mese e mezzo lungo il sottile confine tra la vita e la morte, mi risvegliai inaspettatamente, contrariamente ai pronostici dei medici, alle note di una canzone di Antonello Venditti. All'epoca il fatto suscitò molto scalpore tra mass media, ebbe una risonanza internazionale, si parlò di me come un miracolato. Da allora l'amore era successo il miracolo del mio risveglio attraverso la canzone di Venditti, ma da allora, nei mesi e negli anni successivi al mio risveglio, la musica in generale, la musica M maiuscola, ha occupato una parte sempre più rilevante nella mia vita, dandomi quell'energia necessaria per arrivare ad essere il ragazzo che sono oggi, che la musica per me è un vero e proprio lavoro. Ho scritto e pubblicato un libro dal titolo Un giorno di dicembre e ho pubblicato vari dischi. So che fai anche musicoterapia, ce ne vuoi parlare? Sì, io nel mio fare musica non intendo la musica come un semplice business commerciale, ma come una vera e propria musicoterapia, ossia un potere che rigenera. Io sono l'esempio vivente proprio della musicoterapia, in quanto dalla quasi morte che mi hanno diagnosticato morte cerebrale, grazie alla musica M maiuscola, sono proprio rigenerato e tornato alla vita. A questo proposito, io attraverso in questo mio lavoro cerco di, al di là, che io attraverso voglio sottolineare il potere della musica come qualcosa che fa rinascere, e poi per me è proprio come una missione, in quanto i proventi, gran parte dei proventi della mia attività artistica andranno a favore di un'associazione finalizzata allo stanziamento fondi per finanziare la riabilitazione, per aiutare chi ha vissuto purtroppo tuttora si ritrova a vivere la mia stessa esperienza dove sono stato io, a rinascere, a rivivere e a cercare di riprendersi il più possibile, quindi come una missione. E quanto è importante per te la giornata del sollievo? La giornata del sollievo, questo è stato veramente un evento bellissimo che mi ha permesso di raccontare la mia testimonianza e invitare la gente a riflettere. Il sollievo può essere benessere, anche faccio un esempio molto semplice ma allo stesso tempo molto conciso. Col mio lavoro, facendo del bene, opere di il mio lavoro con una buona parola, nel momento in cui io vado a dormire e so di aver fatto del bene al prossimo, io mi sento sollevato, mi sento col sollievo, perché comunque noi in questo nostro passaggio limitato, noi nel nostro percorso, io l'ho vissuto perché comunque stavo per non esserci più, noi il nostro percorrere questa dimensione ha un inizio e una fine. Nel momento in cui noi dobbiamo, nel corso della nostra vita, noi dobbiamo, per dare un senso alla vita, noi dobbiamo cercare di cogliere quella parte immortale che è in noi, che sfugge alla finitezza umana e che è il nostro pensiero, come per esempio lo scrittore Leopardi, la musica Battisti, per fare esempi, ma diciamo facendo opere di bene, noi in questo nostro passaggio, in questa dimensione, se facciamo del bene attraverso la nostra parola, i nostri messaggi di speranza agli altri, la notte se ne porta un domani che non ci saremo più, il nostro ricordo sarà nella memoria di delle persone che hanno ricevuto il nostro bene, come se una parte di noi vivesse ancora nel cuore di chi ci ricorda con piacere. Questo è sollievo. Mi rammarico nel leggere quasi quotidianamente dai giornali fatti di cronaca di ragazzi, persone, ma soprattutto la fase adolescenziale, che è quella più a rischio, quella più difficile, che hanno un'ottima salute, per fortuna, dalla natura, e poi si vanno a impasticare nelle parti di ecstasy, droghe. Io ci tengo sempre a dire alla gente, specialmente ai ragazzi, alle persone che mi seguono, che il vero sbaglio è la musica e avere un ruolo nella vita, fare del bene agli altri, perché è un bene sempre che ti ritorna, che ti fa stare bene e ti dà sollievo, appunto. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te.